Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 51esima puntata della serie su Farming Simulator 2015. Sono qui in compagnia di Luca che è dietro con il K700. Era Buldir. Ciao a tutti. C'è Android che per il momento non può parlare, penso che sia morsicato la lingua. E dopo c'è anche Monster 500 che dovrebbe essersi disperso in mezzo a qualche campo, non so se mi riceve. Sì, ciao a tutti. Eccolo qua. Come potete vedere siamo qui pronti perché inizieremo a vendere un po' di cose, dato i silos diciamo sono belli pieni, e andremo a vendere per prime patate, sebbene non siano in crescita diciamo in crescita a livello economico, sono stabili. Comunque ho visto che prima avevano la freccetta rossa e il prezzo del magazzino verdure, che è quello più alto, ovvero 939 euro a tonnellata, diciamo è quello più alto rispetto agli altri. Gli altri abbiamo 643 e ho sbagliato, eccolo qua, freccetta 643 e basta, insomma abbiamo due prezzi uguali e un prezzo molto alto, il resto non accettano da nessuna parte. Magazzino verdure è praticamente vicino al campo 8, quindi dovremmo fare una piccola traversata del nostro caro e vecchio ponte, e quindi direi che possiamo iniziare a caricare le patate senza che nessuno mi venga addosso. A piacere, che troppo tardi. Sto mettendo, guardati dietro, un pelino. Stanno facendo atti sessualmente un po' strani. Atti osceni in luogo privato. Perché io c'ho quattro pietre dentro il mio carro? Che sei andato sotto il nastro, genio? No, perché qualcuno mi ha puntato sotto il nastro. Metti le fila. Tra poco dovrebbe arrivare anche un altro operaio, quindi velocizzeremo un po' la vendita. Adesso qua è sempre problemino che non c'è chissà che velocità di ricarica, purtroppo, dei pezzi. Speriamo bene per la connessione, perché vedo a ping a 100, cosa abbastanza strana se devo dirla tutta, quindi speriamo riuscire a viaggiare senza aver troppi problemi. Quei pinguini quasi finiti, 68-70%. Nel frattempo Monster va avanti un po' con i campi, le vacche se hanno bisogno di paglia, e le pecore tien d'occhio la lana, magari va a portargli un po' di erba a vedere se ne hanno bisogno, perché l'ultima volta ne avevo comprate un po', quindi sì. Casomai l'erba c'è, il carro pieno, gliel'ho appena svuotato, non accettano più, e più la paglia che, essendo finita, non la paglia è la paglia. Adesso appena ci sono i campi pronti, casomai metto il tempo a 5 per, così almeno si velocizza qualcosina. Primo viaggio, magari aumenta anche la vendita, magari con le patate. Comunque sì, resta, sebbene vada in negativo, resta comunque il prezzo più alto tra tutti i punti di vendita. Ecco, quindi Monster adesso hai anche l'insilato da riempire. Sì, sì, infatti. Station. Hai un bel po', diciamo, di lavoro da fare. Ne vedremo delle belle su questo ponte, caro e vecchio ponte di legno, che ci saranno degli incontri. Magazzino verdure, giusto? Sì, vicino al campo 8. È la prima volta che andiamo. Sì, mi sembra, sì, beh, effettivamente è la prima volta che forse iniziamo a vendere qualcosa oltre al mais. Perché per il resto abbiamo guadagnato tutto con vendite varie, con gli animali, con gli alberi, abbiamo fatto tanti soldi, con le borsette, il mais, la legna. Con niente. La legna per la segheria, contratti industriali. Ne abbiamo fatte tutti i colori. Praticamente è come andare al biogas, andare a vendere le patate. Ci vorranno sicuramente un paio di serate per poter forse vendere un bel po' di materiale. Adesso fissatevi bene 54.634.664, vedremo a fine di tutto quanto riusciremo a vendere. È anche bello stretto il punto di scarico qua,
Boh. Hola. Postettino. Oh, che palle questo carro. Non so, sta... Spero ci stia rimorchio. Ma te il gasolio paga Marco, quindi chi se ne frega. Volevo vedere una bella inquadratura, non riesco ad averla. Che mezzo hai, Marco? Te? Ho il Magnum, il CVT 380. E praticamente sto sfondando anche il quarto della baracca. Guarda che roba. Dobbiamo che chiamiamo i murari qua, ragazzi, perché... Qua correte tutto, ma la moto spaga tutto, poi ti devi sparare. E qua... per terra si sfrega le mani. Madonna. Perché ma Tony fa anche opere in muratura, in pietra facciavista, tutte quelle... conosce tanta gente anche. Anzi, scusa, Tony Murar. No, Tony Murar. No, ma mi sa che c'è Pizio. È più sul cugino che è specializzato in murature e eventualmente vende anche gomme, perché ho visto già rimorchi in drift, quindi ormai lo chiamo di preparare un paio di treni di gomme per i rimorchi, perché meglio tanto. Ho visto di qui tiro. Drift centro pelo dopo vengo a vedere quando scarica il K700 se ci entra a pelo per quello misero scarico, perché adesso il magazzino di verdure ci sfrega le mani. Però in compenso, cioè, lo Zorzi che esce dal tetto, anche il ravizzo e te pareva, cioè frenare no, è che era in discesa. Sempre allora, secondo me a fine puntata mi sa che deve fare tutto quanto un po'. Lo tiro un po', la frenata passa tutto duro. Adesso il magazzino di verdure ha assunto 50 persone per poter sopperire al carico di patate che gli stanno arrivando da lavorare. Più patate a manette di un milione anche loro. Qui c'è un fortuna resettato da prendere in considerazione. Ancora qua ti si tra Zordi, tra che altro sono sempre ultimo. Da buono sta suonare l'immigrato, sta sempre per ultimo, chissà perché. Vero, un mostro. Vabbè, dai, adesso iniziamo a fare qualche viaggetto, riprenderò il video in varie parti, soprattutto se inizia ad accadere qualcosina, e dai. Ok, da tagliare qua, io voilà. Adesso vediamo così anche il funzionamento del nastro qua. Guarda che bel motore da docavai che mi ha dato Tony qua. Sì, e patate parte di altro che guarda. Qua abbiamo che... questo qua sarà un motorino 750 watt, mezzo cavallo sarà, perché guarda 500 watt c'è questo motorino qua. Bisogna, ragazzi, mi faccia e mi procuro un bel motore da 5 cavalli qua per i nastri, e allora si può scaricare in velocità presa diretta tra mia giri le patate. Scaricare. Sì che si scarica Se scarica è voi altro che le patate a 20 metri di distanza. Chi è che spinge? Abbiate pazienza. Come cavolo avete fatto ad uscire da nel negozio qua? Io ho fatto il giro largo, non so te. Io ho rallato, penso a te come si messo nella merda. Sì, no, con il rallato vai meglio, io ho il camion più il crampe. Bravo. Vabbè ragazzi, adesso qua andiamo avanti e preparatevi perché ci saranno riprese di video, ma anche a spezzoni, quindi tenetevi pronti. Un attimo che adesso si parte, 96, 97, 98, 99. E qui ragazzi abbiamo sempre le solite problematiche. Oh là, almeno si può andare un po' avanti. Oh, non vado avanti, dai, spingi un po'. Sul muro. Sono sul muro. Sì, ma perché ti sempre dico ancora di alla fine quello che
Vabbè, ho capito, vado a sganciare lì, porco arrivo. No. Te mi fa sbandare sto carro qua. Bastava come in gruppo su quel muro e ho con casa qua. Ma gente ti si può guidare? Da casa? Invece deve. Guarda che lavori! Mi da botto davanti dietro, se no non vado. Oh, mi serve una spinta rea per riuscire a scaricare sto rimorchio, per piacere. Scarico un attimo qua. Allora che io fracco indietro, le metti fracchi davanti, sto genio. Occio. Quant'è che arrivo io? Io dopo faremo. Sì. No, ma io sono con. Okay. Cioè, non so, guarda che in gruppo. Sarei quasi cavato se qualcuno si cavasse dei maroni da drio. Ma se qualcuno se. Mi stavo sbloccando, ma dai che. Ma dai che potrei uscire. Potrei uscire, sì, mi sono uscito. Oh, c'è di ancora no, sei no, tu, no, 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 no. Sono ancora peso di io. Alleluia. Che cacchio è che. Eccola, perfetto. Come cacchio esco io? Aspetta, va. Se mi ingegno un attimo. Giro, tonno. Tema al mondo. Seminare ai 42. Ma che tu fai a seminare così veloce? Olele, olala. Marco? Sì. È una cosa. No, non mi serve una spinta. Dai, vai. No, aspetta, prova a entrare da dietro. Sì, perché devo entrare da dietro? Di ritromaggia. È vero? Così riesci a scrivere anche lui forse. Sì, guarda, adesso un spettacolo. Non ride. Che qua sto registrando tutto. Di Luca mi fa troppo morire. Dai, ma perché io devo fare fatica a fare retromarcia de tout le monde? Hai creato il mostro, la prendi. Oggi, no. Guarda, no. Attorno a casa ricaricare rimorchio fu prima. Qui fa, non fa neanche tipo, ti porta direttamente a casa lì. Rimorchio e tutto. Guarda, oggi ho sbagliato anche manovra. Te pareva. Deve una spinta. E se lo spiccio poi va a finire che si catta a metà mappa. Oh, guarda, torno a casa con rimorchio pieno perché non è possibile fare una cosa così. È bello che dovevi fare stato, guarda. Oh, schivare. No, guarda dove che mi sono andato a incastrare. Ecco, via. Finché lui ti riporto a casa, se non puoi. No, guardalo. La vendita del Kiro. Il Kiro si vendicherà dai creatori. Guardalo. Kiro non si vendicherà mai del creatore. No, Marco, gira, oh, ti guarda. Però ti è incartato col magno. Vabbè, grazie tante. Il K700, the king of the power, non è mia magnum, the king of the power. Però non si sa lottare, se l'ho sognato. Quindi praticamente è tu creato. Primo, Marco. Wow. La senti la presenza da dietro? No. No, adesso voglio vedere come va a finire. Se la bravura e il controllo SciTech è vicino al ponte, sì, appunto per questo. Chissà perché, ma vedo già almeno un trattore in acqua, almeno uno in acqua lo vedo. Vedo un mezzo. Chi la fa l'aspetti? No. Oh, no per dire, ma il mio rimorchio è ancora asciutto. Che macello, mio sangue. Aspetta, adesso va a vedere, voglio fare il sopralluogo qua, vediamo. Immigrato, dai, già andateci lento che basta, va avanti, fatto il lavoro. Che comunque si sta caricando. Che adesso... Nel buco qua, io sono riuscito a saltarti sulla cabina, e solo che ero esattamente orizzontale qui sul po'. Va che mamma. Guarda, o sapevo che andava a finire così, ora della fine. È fuori uno, è fuori due. Adesso che vado. Dai, vado a chiamare la squadra di recupero reperti e. Ma dai, il bello che in tutto questo Marco deve ancora scaricare. No, io avevo fatto la mia parte, solo che sono stato cacciato dal punto di scarico. È diverso. Con la cattiveria.
Fortunatamente, ragazzi, ho guardato, le patate sono appena andate a ribasso, quindi sono a 453 invece che 900 e passa, mentre le barbabietole da zucchero sono passate a 1078, perciò dopo aver preso il potere e la potenza, inizio a caricare le barbabietole, quindi andiamo a scaricare anche le barbabietole e poi eventualmente se le patate ritornano su come prezzo, allora poi le riandremo a scaricare. Ok ragazzi, purtroppo i prezzi sono calati troppo, 491 e 487, quindi ho preso decisione di fermarci con le patate e barbabietole e andiamo avanti con la colza che è a 3569 euro su tonnellata, perciò Dove? al forno. Forno. Il forno, se non ricordo male, vicino al campo, in alto, vicino al Dove campo 5-6, si vende le uova? dove si vendono le uova, quindi adesso carichiamo un bel po' di colza, non tutta magari, ce ne teniamo ancora qualcosina, ma comunque ragazzi dobbiamo arrivare a vendere tutto, quindi... Al forno, cazzo. Chi è sto defi gran E là. persona che mi ha ribaltato? Beh, tu te lo meriti. Fa come che te Cosa? si Secondo me fa che mi ha ribaltato? come che te si comportava, guarda. Beh, No, Marco, te guarda come pareti, sei scordati mio. ribaltato da solo. Sì. E per magia mi ha Adesso che ribaltato passo anche così. Hai avanti, guarda, vinto. ecco. Maledetto. Dopo di quello è migrato qua, mi ha E ribaltato ce lo un merita trattato io. assolutamente un po' del sangue da testa, te va bene. Devo avere più Hai sangue ormai, sono un Luca. po' sudato, sono uno zen. Ai maledetti, fate un qualcosa di intelligente. Arrangiati. Bravo. Grazie. Oh Luca! Frumento, orzo, Devi colza. permesso, eh! Permesso. E via che si carica la colza, andiamo a Prego, prego. scaricarla. Sì, ma anche qua fanno le sopraelevate, cioè. Adesso vediamo la strada migliore per andare a vendere al forno. L'unica è tagliare per il campo 11 praticamente. Ma è normale, non sta a fare sborone in Mezzo. qualche K700 e taglio rally alla cam block. Ha rubato Ho a me detto il che passiamo in 400. mezzo ai laghi e poi andiamo su per il campo 11 con la stradina tra il 10 e 11 e arriviamo diretti al forno, è la strada più corta e Ah, boh, consona. no, scherzo campi. Beh, oddio, in Berta potrebbe capitare anche un scheisso campi. Leggero, tipo metà campo, una bestia qua, una tutta terra smossa. No, chi è alla mia destra è convinto di passare. Cosa vuoi fare Se io te? decido di uscire in retromarcia, te Ops, mi no, cavo no, e no. sverdi in due mostre. Ok, No, ti cava. Guarda, guarda chi prende. guarda che fortuna che avete avuto quel carro si è incastrato perché Fortuna con il fanno fortuna. guarda, Io. siete stati fortunati che non avevo un rallato. Preso una in damper tutti quanti ce l'hai. Se no, dai, via ragazzi, andiamo. Tutta accelerata pura, nafta power, pressione massima dentro i cilindri. Colpetto di freni giusto per... E si va a grippare. Beh, oddio. Dove c'è questo forno qua? Proprio dritto, dritto qua. Oddio. Ho visto fortuna tipo da Aspettiamo sola. che vediamo un attimo gli incroci. Luca se l'è vista bruttina. Vado porta e spasso la porta dietro di nuovo, poi dietro. Guarda te che giri che devo fare, o almeno qui non ho il rimorchio che tocca sul soffitto. Perché è una bella Perché sfida. tanto con l'ignoranza regna, vedo uno che mi sta pedato al sedere, che suona Oh e là, l'altro adesso sul sì cambio. ragazzi che iniziamo a vendere. Bestia che storto che sono nato. Adesso qui sì iniziamo a vendere qualcosina, un po' di col 3569, siamo sicuri che è quello più alto, sì. Poi appena ritorneranno sui prezzi delle patate e delle barbabietole ritorneremo a rivenderli perché così mi sembra proprio veramente buttarli via. Come se i soldi fossero pochi.
Qua intanto scarica, niente, adesso andiamo avanti ancora così, puntata di vendite, scarichi e avanti. Che belle mucchettine, ma che belle mucche. Lasciamo perdere l'ignoranza, ragazzi, può capitare a volte il sole. Il sole a volte può battere sulla testa, sapete com'è. Il sole è caldo. Il sole batte sulla testa, il caldo te lo senti? Ti batte col cosato sulla testa. E trio una saitale. Bueno, finché continuiamo a vendere le varie cose in base ai prezzi che ci sono, come potete vedere adesso ci sono le patate che sono in crescita e quindi le stiamo rivendendo perché ci eravamo fermati dato era calato il prezzo drasticamente. Abbiamo venduto frumento, abbiamo venduto anche un po' di orzo, colza l'avevamo venduta anche tempo indietro, insomma stiamo vendendo un po' tutto, diciamo, perché meglio tenere i silos non troppo pieni nel caso arrivasse qualcuno e bloccasse gli affari. Capite anche voi che avere un silos a 5 milioni di litri o averlo a 200.000 litri, ciò che si perde è capito, proporzione è quello. Nel frattempo sto seminando così un po' di colza su due campi piccoli, giusto per andare a completare due cosette. Visto passare Marco, ci sono i gabbi qua vicino a noi altri in farm, sono passati a vedere, non so. Vedo una macchina strana, ma non dovrebbe rompere tanto le scatole dato la tirata di orecchie che si è preso tempo fa, quindi Mari sta solo facendo un controllino. Guarda, smonta anche dalla macchina. Guarda, adesso moro una cerata che ingolfo anche al naso. Bello respirare a polvere della seminatrice, con tanto di fertilizzante. Se fa un aerosol va un po'. Fertilizzante R45. Sì, inquinante. Prima o poi avrò la mia vendetta. Qua vale in cima al campo appena seminiamo, maledetto. Maledetto, fortuna che non si mais, ma se colza, perché se era mais mi rovinava tutte le fie. Anche il cuore potrebbe la legge comanda, nessuno sgarra con la legge, però intanto fa così come sempre oggi. Qua ragazzi, qui scarichi come stiamo andando, a parte gli incidenti che si intravedono. Io non c'entro niente, sono innocente come sempre, ho anche dimostrato con varie foto che ho messo sulla pagina. Ci sei incolpevole. Tutti i testimoni, quindi sono salvo. Foto che sia colpevole, sempre quello che emigra è colpevole. L'hai emigrato, bugiera, è sempre colpo suo, guarda, io era questo. Guarda questo, io ero immigrato, no, è emigrato in avanti. Para. E qua bisogna sempre tenere d'occhio i prezzi perché possono variare da un momento all'altro. Anche il forno, il frumento era più di 3.000 euro su tonnellata, adesso 800, cos'è? 840 euro su tonnellata. Cioè, proprio le cose variano a vista d'occhio, bisogna sempre stare attenti. In teoria c'è anche, guarda, ancora in mezzo scatole, adesso guarda, c'è il trattore con le forche che dava una inforcata. Guarda! No, qua robe da pazzi. Cose fuori al comune, che devo fare una chiacchieratina con... Comandante anche ieri. Non c'è più, bisogna che c'è Mettoni qua, bisogna che fermo qualcosa perché non... Non va bene così. Adesso ragazzi, prossime puntate vedo se c'è Tony un attimo, è una giornata un po' meno impegnata dal lavoro e poi vediamo cosa fare. Dato qui dovrei cercare arrivo qua quello che ha le dove c'è il caricatore che ha le forche e poi i pallet. Arrivo qua, perché qua ragazzi tre caricatori messi un po' come si vuole. Qua abbiamo che c'è per l'immigrato che tiro i ricci.
Vabbè, intanto andiamo avanti. Ora che avevi il CB acceso, ho sentito. Non è come se sono messi così i caricatori, non c'entro niente. CB acceso, certo che l'hai acceso. Stai attenti che cos'è Pusciotto che non è fermo e poi acceso di velocità o di carico, dai. Finché le qua stai in regola. Quello non ferma vuol dire. No, perché non si sa fermo. Cosa porta sfiga? Tanto non fa niente. Ho peso e non è guarda, che. Guarda, guarda. È sporca la strada del fango e con la macchina là fa un macello per niente. E ora che. Cosa cavolo di messo? Vabbè, dopo netta l'ignorato, dai. Specifico. Vabbè ragazzi, vado a prendere un bancale di lana a venderlo, giusto per tenere controllate le cose. Abbiamo e poi abbiamo i campi in crescita, c'è paglia da fare, il silato da fare e dopo potrebbe esserci anche fine settimana una bella grigliatina di pollo arrosto, adesso vediamo come ecco. Fare, quindi Parca in campo la griglia. Capo, dimmi Monster cosa ti sei sentito preso in causa per caso? No, cambiando discorso, è appena passato sotto lo Zorzi e ti ha distrutto tutto con la macchina. Chi? È passato, è il poliziotto. Sì, guarda, sento un sound dietro il trattore. Aspetta che qua che c'è linea continua, devo stare alle regole. Attento. Guarda, si sente il sound che ha macchina che mi pare una scoresa che erode 125 ancora del bimetratore. Fagli una frenata di fuori così. Ho fatto, guarda. Lei sta giocando o sta lavorando? Guardi. Oggi qua che perdo anche. Guarda, adesso che butto basso il cartello che da una infuocata, se no che muoia in mezzo alle scatole. Guarda, avete anche fuori la freccia, così non ha niente da dire. Guarda che te ferma dopo. Mamma mia, questa tassia Michele, subito, scende subito. Lo sapevo, sempre lei, Dai, questa tassia Michele, è tutta colpa tua, dai. Qua. Sì. Tua è colpa, te mi veniste addosso, guarda qua, striscia. Adesso mi vede tu. Lei non sta lavorando, lei sta giocando. È mezz'ora che mi segui. No, cosa c'è? È lei che mi segue e mi sta seguendo, pedinando, e la privacy è violata. Aspetta, di qua non c'è nessuno, di là non c'è nessuno, qua ci sono i bancali. Mi chiamano lavoro, mi dispiace, devo andare, salve. Guarda. Senti che roba. Guarda. Guarda, adesso col CB aperto qua. Mi sentivo ragazzi, cos'è? Come che. Certo, testimoni! Fatto via proprio. Cioè, visto? Questa tassia, guarda, adesso ho la roda che fa. Metto. Ah! Facciamo denuncia. Passo in officina a Tony immediato. Guarda come chi passa! Per strada, mamma mia, se che sei un bambino. No, qua basta qua, se è andato fuori di testa l'uomo. Non si può fare più niente. Vabbè ragazzi, vendiamo sti bancali qua. Guarda che roba. Guarda come che passa mamma se mi becca. Che butto basso tutto le stabili della pulizia. Pianto 4 candeotti e dinamite. Triche. Hola, andiamo a portare il nostro bel bancale di lana. E bene, ci vediamo dopo. Bueno, ultima rimorchiata di barbabietole, poi abbiamo anche svuotato tutto, hanno mantenuto anche il prezzo, poi gli altri silos li svuoteremo magari più avanti quando avremo un attimo di lasco, anche perché adesso dobbiamo ripartire con i campi, abbiamo tutte le nostre vacche che sono in assenza, quasi in assenza di paglia perché non ne abbiamo più, abbiamo seminato due campi di frumento, due campi di orzo appunto per far paglia e oltre a far la paglia magari anche fare un po' di trinciato di paglia insilato da scaricare al biogas perché anche quello lì serve sempre. Adesso appena finisce tutto il mucchio è scomparso. Qua ormai è mezzanotte, sto tempo qua è buio così vedo l'ora di far tornare il giorno. Ecco qua. 99. Sto ancora lavorando. 99%. In teoria dovrebbe
Senti come russa e se porta russa dentro il trattore. Ha lasciato il CB acceso. Arriva Togo e legno su per la cabina. Sai cosa bisognerebbe fare? Andare lì di fianco con uno col clacson forte che suona. Vabbè, ultimo tragitto e poi anche per questa puntata abbiamo venduto un bel po' di roba. Occhio che qua, occhio, boom, dorso l'albero. Si è incastrato il trattore dorso l'albero qua. Bene, dai. Che russava mentre sudava. Ci siamo, ci siamo. Eh? Oh, io torno a dormire notte. Adesso è ora di accelerare un po' sto tempo maledetto, anzi no, che mi sfalsa. Beh, anche sull'ultimo rimorchio me lo paga un euro a tonnellata. Sono stufo di vedere il buio. È che forse certo, faccio. Non sono neanche più abituato a vedere la luce. Guarda qua Tony. Adesso. Luna è notte, passo qua suonando così io sveglio. Anzi. E ancora qua carabina. Attenta perché aumenta il prezzo. Anzi devo portargli anche il trattore che mi ha rotto il puliziotto, oh, roda che fa. È mega rotto il cuscinetto della roda, ora ecco te pare. Le telecamere della stalla delle pecore hanno ripreso l'accaduto. Vabbè, ti sveglio io non mi cazzo. È una persona onesta, tranquilla. Vedo io, gira per l'azienda, per i terreni seminati, non ha rispetto degli agricoltori. Sì, proprio lì. Ultimo scarico, vediamo, 538, vabbè dai, è calato un pochettino. Vabbè, ormai soldi siamo arrivati a 78.926.000. Devo dire abbiamo ammucchiato un bel gruzzoletto, ricordando che eravamo intorno ai 64 milioni e abbiamo venduto però anche altre cosucce. Un po' di roba l'abbiamo venduta. In teoria se andiamo sulle finanze dovremmo anche trovare dov'è qua? Entrate da raccolto, ma è solo di oggi 1.300.000. Vabbè. Quindi no. È un problema, ho una botta che mi spara merda in faccia. Lo sto svegliando. Oh, qua un po' sta arrivando leggermente là. Guarda, guardi. Ma che spreco di leame. Oh, alleluia, che luce. Oh. Non posso neanche più dormire, uffa. Perché ragazzi, per mantenere i prezzi più stabili possibili, abbiamo dovuto mantenere il tempo sempre al minimo, e quindi almeno adesso uno spiraglio di luce di giorno in questa vara. Guarda, chissà che te vai dentro l'acqua così te rinfreschi. Vabbè ragazzi, direi che anche per questa puntata di vendite è tutto. Preparatevi per la prossima, che ritorniamo con i terreni e andrò a vedere se Tony ha sistemato due. Dai, levati da. Aspetta, Android, dai, pensaci tu che qua le cose vanno sistemate. Oh là, bravo. Aspetta, vieni avanti che. Sono mia te adesso. Bene, così chissà che si rinfreschi un po' la mente. Pescare due pesci, nessuno ha visto niente. Com'è? Secondo me era ubriaco, visto che sono le 5 di mattina. Era ubriaco, infatti. Dato che sei manca 5. Manca 10 e 5 di mattina. Svegliati, padova. Sto camminando io. Sì, te cammini con gli occhi ce l'hai. Sveglia! Oggi dentro il naco, oggi. Parcheggiamo il nostro rimorchio e niente, direi che anche per oggi è tutto. Ringraziare qua gli operai, abbiamo il nostro android che ha risolto il problema del ponte. Poi abbiamo Terry. Ciao! Kuldir, il nostro immigrato. Ciao, sono un pochettino rimessa, ma vabbè, stesso, dai. Abbiamo il nostro Luca. Buonasera. Che fa la parte cattiva. Dentro l'acqua. E niente, poi abbiamo il nostro allevatore Monster 500. Polly. Ciao a tutti. Bene, non dovrei essermi dimenticato di nessuno. Nel caso se mi sono dimenticato di qualcuno, cazzi suoi.
Bene, io non commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao!